Fate attenzione a questi numeri. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Sono i film girati solo in Italia in quegli anni. Film girati in Italia. Ok, arriviamo al dunque, cioè al 2020, che nonostante la pandemia abbia fermato gran parte delle attività, sempre in Italia sono stati girati 142 film. Poi nel 2021 erano 221, nel 2022 erano 237 e nel 2023 erano 230. Cosa voglio dire con gli anni e i numeri che ho citato? Che questi due dati, ad esempio, hanno qualcosa in comune. E cioè hanno visto un totale di 363 film, in gran parte girati proprio durante i periodi più seri e restrittivi della pandemia. Quindi periodi con relativi obblighi di mascherina al chiuso, mascherina all'aperto, distanziamento e coprifuoco. Come avranno fatto a girare 363 film se al cinema in nessuno di questi film abbiamo visto gli attori recitare con la mascherina? Era obbligatoria per te. Ora, vedete, quello che più mi sta sui coglioni è che io debba perdere del tempo a fare ricerche, trovare fonti e prove ben visibili e incontestabili per far vedere l'ovvio. Però si vede che la parola ovvio non è contemplata nel vocabolario dei fact-checkers, delle virostar, delle pecore provax e degli odiatori seriali, cioè quelle che da noi a Bologna chiamiamo zecche. Le zecche sono quei parassiti che trovate nelle stalle, vabbè, capito, no? Cioè non parliamo di 3 o 4 eventi, che sarebbero di scarso esempio, parliamo di 363 film. Quindi prenderò solo qualche esempio da trattare come punte di iceberg. E magari le zecche che ho nominato potrebbero dare delle risposte sensate. Sì, vabbè. Ad esempio, le riprese di The Hand of God di Sorrentino sono state effettuate fra settembre e dicembre 2020. Si legge nelle note: ciò ha comportato l'adozione di misure di sicurezza rigorose, inclusi l'uso di mascherine e il distanziamento sociale sui set. Infatti, in quel periodo c'era l'obbligo di mascherine al chiuso, mascherine all'aperto, distanziamento e divieto di assembramenti. Vogliamo curiosare un po' in giro durante la lavorazione del film? Assembramento in casa, assembramento in barca, coprifuoco notturno, a letto in due non congiunti, a tavola in quattro non congiunti, mega assembramento di giovani untori durante uno sport proibito che poi tornavano a casa e infettavano i nonni. Nonni a rischio anche nel cast, distanziamento non rispettato, idem questi due in casa, idem questi due in barca, altro assembramento di giovani untori non paghi di avere già infettato i nonni al primo turno, abbracci da cartellino rosso e per finire euforia balconiana da finti congiunti. Ale! Uè, non tirate fuori la minchiata che erano tamponati, eh? Perché lo erano anche tutti gli altri, quelli in coda davanti alle farmacie, che però venivano multati e aggrediti se osavano fare le stesse cose. Non ci provate, eh? Ok, ma aspetta, poteva finire qui? Ma che... bisognava fare anche la promozione del film. Intervista, giustamente in solitaria, perché siamo a dicembre 2021, quando a Napoli era in vigore l'obbligo di mascherina anche all'aperto, il distanziamento, il green card e il coprifuoco. Per te. Per tutta l'intervista non mette mai la mascherina, mentre invece la gente, cioè la plebe, doveva portarla anche all'aperto. Foto con un negoziante, sigaro nel negozio e poi tanti saluti. Perché lui è lui e voi... E voi non siete un cazzo. Ma vediamo un altro film. Stesso periodo. Il film si intitola La vita davanti a sé. Gruppo di persone assembrate, che per fortuna non sono state viste da Alessandro Gassman. Film girato anche nelle corsie di un ospedale vuoto, con protagonista Sophia Loren. Sophia Loren che all'epoca aveva 86 anni e mancava dalle scene da 10 anni. Beh, ha scelto proprio un bel periodo per tornare, eh? Dato che faceva parte di quella categoria che ci vendevano come persone anziane e fragili. La canzone della colonna sonora era interpretata da Laura Pausini, che vediamo durante le riprese e che in uno scatto rubato lascia intravedere chi era il contadino e chi era la pecora.
Ma questo non basta, perché in fatto di pecore, l'11 maggio 2021, quando si poteva andare a teatro ma con la mascherina, si svolgeva la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, premiata proprio Sofia Loren per il film La vita davanti a sé. E la prelevano in due, l'accompagnano sul palco, attorniati da centinaia di pecore mascherate applaudenti, e come nel copione di un brutto film, i VIPs sono senza mascherina, mentre la plebe è rigorosamente mascherata e silente. Per poi finire con la ciliegina sulla torta... Grazie. Non si potrebbe, ma di fronte a Sofia Loren si può. Grazie. Capito? Non si potrebbe, ma di fronte a Sofia Loren si può. E l'elemento virale, muto. Cioè, quella frase, oltre ad averla detta al pubblico in sala, l'ha detta anche uno share televisivo del 19,4%, cioè a 4 milioni e 300 mila spettatori in diretta. Sicuramente però quella sera i fact checkers, le Vero Star, le pecore Provax, gli odiatori seriali, i giornalisti e le zecche varie stavano guardando un documentario sugli unicorni. Se no l'avrebbero sbattuto sulle prime pagine a caratteri cubitali come i numeri dei contagi, no? Perché loro sono loro e voi... E voi non siete un cazzo. Avanti con un altro film, Tre piani di Nanni Moretti, girato fra maggio e ottobre 2021, dove vediamo abbracci, distanziamenti, anziani fragili, bambini, assembramenti e coi soliti due neuroni qualche zecca dirà che sono tamponati. Sì, sì, proprio come quelli in coda davanti alla farmacia, eccetera, eccetera. E come nel copione di un altro brutto film, vediamo il red carpet al Festival di Cannes, coi protagonisti abbracciati e sorridenti senza mascherina, mentre intorno ci sono neuroni che non sanno se è sera o se è mattina, con una che addirittura si fa il selfie mascherata, l'apoteosi dell'ignoranza, perché loro sono loro e voi... E voi non siete un cazzo. Per poi ripetere la stessa intelligenza all'interno, con 11 minuti di applausi per Riccardo Scamarcio, Nanni Moretti e Margherita Bui, senza mascherina, mentre intorno ci sono neuroni che non sanno se è sera o se è mattina. Gruppetti di neuroni che sicuramente saranno tamponati e immunizzati, come loro, ma gli attori sono attori, e voi... E voi non siete un cazzo. Passiamo a un altro film, House of Gucci. Le riprese sono iniziate niente po' di meno che a marzo 2020, a Gressonay-Saint-Jean in Val d'Aosta. Ma qui saliamo di livello, eh. Possiamo vedere una carrellata di scene fra mask e no mask, che c'è solo l'imbarazzo della scelta, nel vedere quanto servilismo ci sia in certi contesti, da superare addirittura un pericolo mortale. Ci sono così tanti video di backstage che sono obbligato a fare una selezione, perché sennò servirebbe una puntata solo per questo film. Lady Gaga, poiché è appena egocentrica, nello stesso periodo pubblicava story su story, come quella del 3 luglio che diceva Be yourself, but wear a mask. Che in italiano si traduce in fate quello che dico, ma non fate quello che faccio. E per proseguire sullo stesso livello neuronale, foto nella vasca con mascherina e gesto di sfida all'elemento virale, perché è proprio nelle vasche da bagno che potrebbe colpire più duramente, eh? E come nell'ennesimo copione di un altro brutto film, a novembre sponsorizzava l'amico Joe con un saluto e poi con un bel abbraccio mascherato. Finite le riprese, iniziava il tour promozionale, quindi giro di pugnetti antivirus fra la gente, poi qualche live rigorosamente mascherata, poi un altro saluto ai suoi eroi, Joe e Kamala, stavolta tutti mascherati fuorché lei, perché lei era in libera uscita. Poi un bel quadretto che le sarà valso un Grammy all'intelligenza, considerando i 2.786.713 like di altrettanti fans diversamente intelligenti. E poi una foto promozionale per ricordare il film, senza dimenticare poi quella bellissima serata con il bacio a Tony Bennett, che aveva ben 95 anni e che interpretava il ruolo di anziano fragile, mentre tutti intorno alle pecore avevano meno coraggio e si proteggevano per non infettarlo. E per finire andiamo a vedere Spencer, il film su Carlo e Diana, girato fra gennaio e marzo 2021. Anche qui troviamo lo stesso copione, plebei mask e attori no mask. Un copione identico anche se i film sono diversi. Film che non vedranno mai i fact checkers, le Vero Star, le pecore Provax, gli odditori seriali, i giornalisti, le zecche varie, perché sono ancora là che guardano quel bellissimo documentario sugli unicorni.
unicorni sono animali mitologici, un po' uni e un po' corni. Vivono principalmente nelle fantasie dei fact-checkers, delle vero star e degli odiatori seriali. Frequentano comunità isolate in fattorie mainstream di pecore provax. Amano creare fake news, che poi scopriranno loro stessi urlando sui media di regime che circolano troppe fake news. Non amano il cinema. Se no avrebbero scoperto tante cose dette in questo video. Se li incontrate non dategli da mangiare, accettano solo banconote di grosso taglio e poi vi ripagano con una recensione positiva, anche se siete un vile affarista. Ma tutto questo vive nella fantasia dell'autore. E ricordatevi che gli unicorni non esistono e Silver Nervuti è un ologramma. Non è vero, io non sono un ologramma e gli unicorni esistono, come il mostro di Loch Ness, Atlantide, i vampiri, l'Area 51, l'uomo sulla luna e il triangolo delle Bermude.